Ciao a tutti ragazzi, buongiorno, bentornati nel mio laboratorio. Io sono Riccardo e oggi vi farò la recensione della smerigliatrice assiale della Parkside modello PGS500A1. Questo è un modello che verrà riproposto fra pochi giorni, il 6 dicembre, e costerà 24,99 euro. Ha 500 watt di potenza, è uno strumento molto versatile, trova il suo impiego in diversi campi. Quando l'ho visto in vendita l'anno scorso pensavo che l'avrei utilizzato poco e invece mi è tornato utile più di una volta. Ora, siccome sarà in vendita a breve, ho intenzione di presentarvelo, così già saprete cosa troverete negli scaffali delle Lidl. Ve lo faccio vedere subito. Prima di aprire la confezione leggiamo l'etichetta. L'etichetta ci riporta che ha una potenza di 500 watt e il numero di giri regolabile che va da 4500 al minuto a 30.000. La pinza di serraggio all'interno va da 3,2 mm a 6 mm. Quella 6 mm è già montata, all'interno c'è in dotazione l'altra a poterla cambiare. Più c'è una mola abrasiva e la chiave per il montaggio. Vi faccio vedere subito il suo funzionamento. Allora, apro la confezione. Non c'è alcuna fascetta, il prodotto già l'ho utilizzato e quindi è priva di fascetta di sigillo. Nella parte alta, come sempre, c'è il libretto di istruzioni che vi ricordo di leggere e poi conservare perché può tornarci sempre utile. Una mola, questa è una mola in dotazione che ho utilizzato, consumato leggermente in alcune parti, però ne ho dovute prendere altre. Poi c'è il prodotto, la chiave è messa in questo inserto, quindi nascosta, non è subito visibile, però è qua. E la pinza da 3,2 mm è su uno di questi piedini, ben ferma. Per estrarla si deve far scorrere verso l'alto. Ho già collegato l'alimentazione elettrica, quindi lo proveremo subito. In dotazione appunto troveremo la chiave per smontare il mandrino e la pinza più piccola da 3,2 mm. Vi faccio vedere pure il suo funzionamento. Questo è il sistema spindle lock che ci permette di bloccare il mandrino, quindi lo premeremo finché ruotando il mandrino si abbasserà. In questo caso il mandrino sarà bloccato. Basterà svitare la parte frontale, questa è la pinza da 6 mm. All'interno della pinza da 6 mm potremo inserire quella da 3 per poterla utilizzare con gli inserti che abbiano il gambo appunto più piccolo. Inserito al suo posto si potrà inserire appunto l'inserto, stringere la parte frontale del mandrino che andrà ad agire sulla pinza e con questa chiave dare il serraggio corretto per poter avere una tenuta massima dell'inserto inserito. Sulla parte posteriore c'è il pulsante on off e la rotellina per dare la velocità. Avviandolo, mettendolo su uno, partirà molto lentamente appunto alla velocità più bassa, che si ferma semplicemente con un dito. Non so per quale motivo sia studiata una velocità così ridotta e una potenza così scarsa, però aumentando di potenza i giri aumentano in modo notevole. Già siamo quasi a 3 e la velocità è molto maggiore, anche la capacità di bloccarlo richiede più potenza, più forza nelle dita. Come avete visto, ha un range di rotazione veramente molto ampio, da un numero bassissimo di giri a un numero molto elevato, come abbiamo visto inizialmente arriva a 30.000 giri al minuto. Però voglio ricordarvi che sull'etichetta c'è scritto che ha un range che va da 4.500 a 30.000 giri al minuto e sinceramente alla velocità numero 1 non mi sembra che abbia 4.500 giri al minuto. Comunque, proviamolo subito semplicemente a rimuovere queste scorie di saldatura e vediamo il suo comportamento. Vi ricordo di utilizzare sempre i guanti e le protezioni sia per gli occhi appunto che per le mani. Questo è un inserto che può girare al massimo 12.500 giri, come riportato
sull'incisione, sul metallo. Ok, come vedete ha pulito perfettamente il pezzo di metallo lavorato che era pieno di scorie. Ovviamente la saldatura non lo rimuove, però le scorie sì. Ora vediamolo nella funzione di lucidatura di questo metallo. Vi faccio vedere come comunque, pur avendo una velocità leggermente più elevata rispetto appunto alla velocità numero 1, a contatto poi si ferma, quindi dobbiamo intervenire sulla rotellina posteriore per regolare la velocità man mano che lo utilizziamo. Quindi dobbiamo aumentare la velocità di rotazione quando va in attrito con la superficie su cui stiamo lavorando. Adesso invece proveremo a togliere a smussare questo taglio di flex con tutte le sbavature che ci sono al momento con la punta adatta. Bene ragazzi, questa era la smerigliatrice assiale della Parkside, che per me è molto valida. Ha il problema, se possiamo chiamarlo problema, che quando lo impostiamo sulle basse velocità si ferma semplicemente sfiorandolo. Questo non so per quale motivo lo abbiano fatto, se il mio è un esemplare difettoso o se sono tutti così. Fatto sta che la velocità numero 1 secondo me è inutilizzabile. Le velocità successive invece sono più sfruttabili, si possono utilizzare serenamente, anche se poi comunque quando si va a contatto con la superficie sulla quale stiamo lavorando leggermente rallenta, quindi dovremmo intervenire sulla rotella per aumentare nuovamente. Però questo se dobbiamo lavorare su materiali duri, io su plastica, sul legno non ho mai avuto alcun tipo di difficoltà. Difetti ne ho riscontrati pochissimi, pochi o nulla. Ho dimenticato a dirvi che questo è il vano per i carboncini da cambiare, sostituire. Quando si consumano, si svita la vite, si apre il vano e si sostituiscono i carboncini che non sono in dotazione. E basta, è comodo, facile da lavorare perché si impugna con due mani tranquillamente, ha questa sporgenza che ci evita di andare facendo forza sulla parte che stiamo lavorando, quindi ferirci con l'inserto che ruota. E basta, che dirvi, 24,99€, considerando che ci sono inserti che costano quasi il doppio dello stesso, la stessa smerigliatrice assiale, secondo me li vale tutti. Spero di avervi fatto cosa gradita, ho fatto un test velocissimo solamente per farvi vedere come si presenta e come funziona, come si cambiano gli inserti, come si blocca il mandrino, cosa c'è in dotazione. Non è una recensione vera e propria perché uno strumento del genere ha così tanti impieghi che sinceramente non posso utilizzarlo su tutto. Quindi vi saluto, vi ringrazio di aver visto questo video fino in fondo. Vi invito a mettere mi piace al video se il video vi è piaciuto, a cliccare sulla campanellina qua giù, quindi iscrivervi e ricevere le notifiche ogni volta che carico un video, e augurarvi una buona giornata e sperare di vederci al prossimo video. Ciao da Riccardo e alla prossima. Si è staccato tutto. Ricominciamo. Scusatemi, si è staccato il supporto che regge
tutto l'apparato per riprendere, quindi ricomincio, faccio tutto da capo.